Sai cos'è l'handicap alla fine? Niente, per fare il fantino, prova a fare il fantino se pesi 120 kg. Handicap. Il fantino deve essere così, il mediano di mischia deve essere così. Se che prendi il concetto di handicap, lo disprezzi, lo butti via e il ragazzo comincia a vedersi in un'altra maniera. Luca Tramontin, bellunese in Svizzera, rugbista di Serie A, commentatore sportivo alla TV, sbarca nel cinema con la serie Sport Crime, da lui ideata, scritta e interpretata. Al suo fianco la giornalista sportiva Daniela Scalia, veronese, collega di Tramontin in TV, per l'occasione autrice, produttrice e interprete. Sport Crime sarà visibile al pubblico italiano su Amazon Prime dall'8 dicembre. Incontriamo Luca Tramontin e Daniela Scalia a Belluno. Tanti anni che ci lavoriamo dietro, ma ci sono delle sinergie enormi, una roba più facile che abbiamo fatto. Le scene vengono lisce, i produttori vogliono giocare anche loro, le musiche vengono fuori naturali. Devo fare una scena con Tony, no? Recito, ma cosa vuoi che recitiamo? C'è un copione. È stabilito, ci sono dei tempi, ma riguardano i parcheggi, gli orari di Tony che è una superstar, se la tira. Quante prove devo fare io per fare una scena sportiva con Tony? È una roba più facile, più liscia, più bella della terra. Non recita. Ci siamo allenati per 30 anni, ha un senso dell'humor, ha un senso dell'ironia. Poi mi allenavo da solo io, quando dovevo andare a Casale, soprattutto prima di andare in Australia, dovevo sviluppare. Adesso si chiama skills, una volta si chiamava diventare meno ciompo. Dovevo allenare delle cose particolari. Due ragazzi mi hanno portato a giocare a basket per svilupparmi di più il salto, per le rimesse laterali. Con questi ragazzi non andiamo a recitare, andiamo a prendere la storia di uno che doveva imparare a saltare meglio e a prendere il pallone meglio e andare a ripescare quello che abbiamo fatto. Sono 30 anni che ci alleniamo per fare queste parti. Luca mette tutto in maniera molto semplice, in realtà c'è un lato di parte cinematografica che è serio, impegnativo e anche lui è comunque diplomato autore alla scuola di cinema di Mediaset, quindi sì, la parte spontanea sul campo, tutto quanto, tutto quello che vuoi, lui si sminuisce sempre. Se si poteva nascondere sotto il tavolo per fare questa intervista avrebbe fatto così. In realtà c'è questa formazione che arriva da dietro. Nella serie sono esattamente me stesso, quindi l'ex giocatore tendenzialmente scarso che diventa commentatore. È più facile che il giocatore scarso diventi commentatore perché devi studiare molto di più gli avversari, mentre il giocatore di talento gioca, no? Improvvisa, si basa sull'inventiva, no? E magari può anche ignorare l'avversario. È il giocatore scarso che deve studiare tanto quello che è intorno. E nella serie sono un ex giocatore scarso, un ex commentatore, sì, che alla fine, ma mi sembra tutto lineare, no? Poi sono sempre rimasto giocatore perché io metto giù le cuffie e vado a allenarmi, poi alla fine, no? Resto giocatore, non ho mai fatto la transizione, non sono mai diventato dirigente, ma neanche da allenatore. Ho allenato tanto, ma è sempre allenatore giocatore, non ho mai dovuto mettere una distanza con i giocatori, no? Tanti allenatori mi dicono devo mettere una distanza perché sennò mi salgono sopra, no? Io invece i sedicenni mi dicono mi portano fuori con gli amici loro, no? Mi dicono vieni, giochi con noi, mangi con i miei amici, cioè, mi sento un adolescente, no? Io sono rimasto studente universitario, non mi sento laureato, mi sento studente ancora, zainetto ancora, no? Cioè vivo un'eterna adolescenza, penso si capisca i vestiti anche, no? Luca ha anche questa capacità di vedere e leggere il potenziale degli altri e di sostenerlo e di crederci. Quindi anche quando si parla di empowerment femminile, di tutte queste cose, io probabilmente non avrei creduto in queste mie capacità se non fosse stato per lui. Lui mi ha detto tu sei in grado di fare l'attrice. È vero che io faccio un po' me stessa e quindi ci basiamo ancora sull'interazione che c'è sempre stata tra di noi in maniera assolutamente spontanea fin dall'inizio a Sport Italia, ma
c'è comunque una parte di copione dove bisogna imparare le battute, dove bisogna ripeterle, bisogna farle in maniera accurata, perché l'interazione non è sempre con lui comunque, no? E c'è la parte di scrittura. Lui mi ha detto: tu sei in grado di scrivere le sceneggiature, sei in grado di fare la produttrice. In realtà questo ci ha dato la possibilità di fare cosa? Di realizzare un modello produttivo che è unico di Sport Crime, che ci ha permesso peraltro nel periodo della pandemia anche di riprendere a lavorare a ritmo serratissimo appena è stato possibile uscire, perché avevamo allenato una squadra abituata a lavorare in spazi stretti con veri atleti, intorno ai quali non puoi mettere 60 persone che si urlano dietro, così devi metterli a loro agio. E quindi la nostra squadra, molto compatta, è stata quella che ci ha permesso poi di tornare sul set anche in poche persone. Noi li chiamiamo squadra piccola quando dobbiamo andare nei veri contesti sportivi, nella palestra di ginnastica artistica, sotto le parallele asimmetriche con la ginnasta che fa le sue evoluzioni, non ci possiamo stare in 20. E questa è stata una cosa preziosa che abbiamo capito essere un valore assoluto. Quindi in realtà Sport Crime probabilmente non sarebbe possibile, non sarebbe stato possibile con una produzione tradizionale. L'abbiamo fatta diventare la produzione di Sport Crime, che sta a metà tra la gestione di un club sportivo e una produzione cinematografica comunque di alto livello qualitativo, perché con la seconda stagione siamo riusciti a fare anche un ulteriore passo avanti, ma già sulla prima, da outsider, come si dice adesso, siamo riusciti a creare, secondo me, qualcosa di cui essere veramente orgogliosi. Una sera brontolavo, ho detto delle espressioni tipiche bellunesi, corrette dal punto di vista filologico, bellunese arcaico, ho detto: esiste un fiction su tutto tranne che sullo sport. Mi piace la serie investigativa. Cos'è il vero crime letterariamente? È una scusa brutta per andare a indagare su qualcosa di bello, no? Prendiamo Sherlock Holmes, no? Il poliziesco cos'è? La città è bella, Baywatch è bella, le spiagge sono belle, però se non c'è il bagnino che le difende, la gente butta le carte per terra, no? Si dice: fate vedere il marcio dello sport, ma no, facciamo vedere un pericolo che ci possa essere, però facciamo vedere il bello dello sport. In realtà noi abbiamo costruito così, andiamo a indagare, a proteggere lo sport. Abbiamo costruito delle puntate che iniziano e finiscono in 46 minuti, come CSI Criminal Mind, in cui si indaga ogni volta in uno sport diverso. La prima puntata abbiamo un pugile carcerato al quale succede una cosa brutta, stai tranquilla, non dico quale, e viene fuori una fiction con vari livelli di lettura. Chi ha voglia di una lettura più banale vede grandi muscolature, un colpevole, delle trame un po' avvincenti e dei finali molto forti. Chi vuole vedere invece più storia, più letteratura, trova delle citazioni, delle perle di storia, di sport, di tecnica, di scienza, di musica. Tra l'altro nello sport contiene un po' tutto, no? I posti, non vogliamo posti troppo famosi. La scuola di Montalbano, la gente va a visitare una Sicilia che, come la Londra di Sherlock Holmes, attenzione, prima era una Londra sfigata, eh? Prima si andava solo a vedere il centro. L'East End nasce con Conan Doyle. La vigata di Montalbano non è Taormina, eh? Noi andiamo a far vedere solo posti bellissimi ma sconosciuti. Ho provato in tutti i modi a fare una puntata belluna. Le storie, la sinergia. Non devo fare location scouting perché i posti li conosco. Ho amici di tutti gli sport, abbiamo potenziale musicale, abbiamo i scenari. Un paragone molto serio che possiamo fare è, per esempio, con Rocco Schiavone. La gente va a Aosta, esistono i tour. Prima non c'era. Addirittura ci sono due tour, hanno i tour per il libro di Rocco Schiavone e quello per il cinema. Perché non possiamo farlo noi? A Luca, quando apre bocca, si capisce che è di Belluno, no? E lui mi ha sempre un po' preso in giro anche per l'accento, il veneto diverso, no? Anche perché, trovandoci da veneti in una redazione milanese, tutti ci facevano il verso,
però con quell'accento che sta a metà tra padovano e vicentino che non si capisce niente, non capendo che da Verona a Belluno ci sono un sacco di valli e un sacco di differenze linguistiche. Il bellunese è una lingua, cioè è proprio un lessico completamente diverso. Quindi io man mano nel tempo ho assorbito e imparato questo vocabolario che secondo me è meraviglioso e anche tutta una mitologia sui luoghi. E infatti quando veniamo poi che facciamo la strada lui mi racconta sempre qui succedeva questo, qui succedeva quell'altro, lì mi allenavo con Tony. E tante di queste cose in qualche modo sono andate anche dentro a Sport Crime, proprio perché quello che diceva prima, no? Cioè un'osmosi continua della realtà, dell'identità, della persona. C'è una trama che è già scritta per la puntata di Belluno, che abbiamo scritto un bel po' di tempo fa. È lì. Agenzia Sims, buongiorno. Vi occupate di atleti incasinati? Sì, ma tolleriamo anche quelli normali. Il rugby ti educa al non avere rispetto del concetto di handicap. Mi spiego molto meglio. Cos'è un pilone? È un handicappato, perché se lo metto a scattare ha una forma di handicap. Cos'è un mediano di mischia? È un handicappato, perché se lo metto a fare il pilone si spacca la schiena. Cos'è un saltatore da 2 metri come me? È un handicappato, perché se lo metto a scattare in piena velocità mi danno 12 metri su 11, no? Il rugby è uno sport per handicappati, no? Cioè fuori ruolo il giocatore di rugby è completamente handicappato. Altri sport metti 100 metri, se sei lento non puoi fare il 100 metrista, no? No, al massimo rispetto a quel tipo di sport, no? Non puoi fare tiro con l'arco se non hai la mira, no? Ho il massimo rispetto per questo. Il rugby invece, ma possiamo estenderlo anche alla pallanuoto, all'hockey e in altri sport, tu sei un handicappato. È un termine bello, non bisogna aver paura di questa parola qua, no? Abbiamo fatto una prova con Dino Meneghin una volta, proviamo a fare i piloni, leghiamoci, andiamo giù, crack, cadiamo giù perché siamo lunghi, lenti, non puoi fare il pilone, no? Come pilone sei un handicappato. Il mediano di mischia è ad essere piccolo, per introdurre la palla tira fuori rapidamente. Se metto Michael Jordan a fare il mediano di mischia è un handicappato. Fuori la parola, fuori dai denti, no? Sai cos'è l'handicap alla fine? Niente, per fare il fantino, prova a fare il fantino se pesi 120 kg. Handicap. Il fantino deve essere così, il mediano di mischia deve essere così. Se prendi il concetto di handicap, lo disprezzi, lo butti via e il ragazzo comincia a vedersi in un'altra maniera. È un po' trasgressivo se vuoi, però funziona. Agenzia Sims, buongiorno. Vi occupate di atleti incasinati? Sì, ma tolleriamo anche quelli normali. Primo caso, un ex carcerato. E non potevo aspettarmi niente di diverso da te. Scusa Riccardo, c'è stato un incidente. Ormai sono sicuro, qualcuno mi segue. Ha paura che si tratti di doping. E ci deve capitare prima o poi un caso del genere. Qui c'è un ragazzo che ha qualcosa che non va. Chi è pensionato di Qatar qui? È il nostro analista sportivo. Agente Debs. Agente Debs. Tu non hai paura della brutta gente? Esistono anche gli sportivi disonesti che fanno delle idiozie. Uno spazio veloce per lavorare. E siamo finiti qua.